quarta giornata del campionato di Serie C, girone unico. Il campo è quello del centro sportivo La Coccinella, dove l'anonima squadra del tecnico Carlo Pontecorvi questa sera affronta nell'anticipo la PGS Santa Gemma. Sposta verso destra con Aiello, subito a liberare Di Lorenzo, pronta a portarsi anche al tiro in mezzo, subito per Di Lorenzo, arriva Aiello dalla distanza, c'è la deviazione e poi la palla che arriva dalle parti di Mastro Francesco, non riesce a correggere a spazio, poi Di Lorenzo si fa saltare, poi va a recuperare insieme a Mastro Francesco, il tiro ed il palo che dice di no alla conclusione. Aiello, perna a sinistra, Mastro Francesco in mezzo per Di Lorenzo, prova la conclusione due volte. Aiello cerca il lancio lungo verso Di Lorenzo, anzi è Mastro Francesco, Di Lorenzo poi va al tiro, c'è la deviazione da parte di Agli, palla che finisce fuori, va dagli H, poi il piattone Aiello. Aiello in mezzo, la possibilità, scambia con Mastro Francesco, prova anche la soluzione lei di ridare il pallone all'indietro, nulla di fatto. A destra c'è Aiello, pronta ad alzare il pallone, Agli lo mette giù, riparte da sola, ci mette una mano Maglione, sicuramente prova a calciare, lo fa con la palla che si insacca, 1-0 Coccinella, ci pensa Giulia Aiello ed è il vantaggio. Alza un pallone verso D'Alessio, intercetta però fincato, la possibilità con Mastro Francesco che spara direttamente addosso al portiere, riesce ad allontanare, sbrogliare la matassa, palla che arriva invece stavolta da Aiello, scambia con Campanelli, prova la soluzione, scambia con D'Alessio, poi corre praticamente a vuoto ancora D'Alessio, va a recuperare, poi la palla arriva in mezzo, palla persa, poi recuperata da Albanese, va dagli H, se ne va libera di poterlo fare, tira debolmente verso Maglione, lunga Agli, tocca con il ginocchio, l'assist per Badagliacca che si gira, va la conclusione troppo ampia verso Rocchetti, la mette giù Campanelli, si fa saltare, poi il tocco morbido di Badagliacca e c'è il pareggio. Agli cerca Rocchetti, poi prova anche la conclusione a destra, in mezzo c'è D'Alessio, no, sbaglia a dare il pallone indietro anche perché interviene Rocchetti che dà il pallone in mezzo, corregge Badagliacca per il gol del raddoppio del Santa Gemma, due volte ha corretto in rete in maniera perfetta. Appetiti Di Lorenzo, poi allontana, se ne va correndo appresso al pallone D'Alessio, il gol del pareggio di Linda D'Alessio ed è 2-2 ad un'avversaria, poi alla seconda ancora Aiello, svirgola Mastro Di Lorenzo, poi se ne va da sola per la possibilità al tiro, Ungaro lascia d'appetiti in mezzo Agli, Di Lorenzo e c'è il gol del vantaggio con Chiara, Di Lorenzo si sblocca, Ungaro con le mani verso Agli, lotta ancora Miccio, poi recupera il pallone Di Lorenzo, si apre un varco, prova anche ad andare a calciare, ci riesce per il gol delle 4-2 della Coccinella, doppietta per Chiara, Di Lorenzo, Mastro Francesco, Di Lorenzo subito di prima intenzione, recupera anche Miccio, se ne va, pronta anche al tiro, lo fa e ci riesce anche lei a mettere dentro il pallone in fondo alla rete, il gol è di Miccio. Calcio d'angolo per il Santa Gemma, intanto arriva il triplice fischio finale, finisce il confronto, la Coccinella batte 5-2 il PGS Santa Gemma.